tutti. Oggi con questa video guida volevo farvi vedere come si sostituisce il modulo dell'uscita dei radiocomandi DJI della versione del Phantom 3 che ormai tutti conoscete. Nello specifico per i modelli Advanced e Professional perché gli altri poi non supportano l'HDMI. Quindi dicevo come si sostituisce questo con il pezzo che si compra a parte, originale DJI, che appunto ha a bordo la scheda HDMI. Quindi ovviamente ci vuole il pezzo, il radiocomando e l'accessorio si presenta gustato, danno le vitine, vi dico di attrezzarvi con un cacciavite Torx misura T6 che non viene fornito. Questo è il pezzo, questa è la scheda che compie, diciamo, la magia. La differenza appunto tra l'originale e questo è che qui c'è solo un'uscita seriale più una micro USB e qua invece abbiamo addirittura le doppie uscite più un'altra connessione e per un'interfaccia sempre seriale e una USB normale e l'uscita HDMI. Bene, andiamo a sostituire il pezzo. Quindi girate il radiocomando in questo modo, sfruttate l'appoggio della staffa per danneggiare il meno possibile. Con il cacciavite si svitano. È un'operazione abbastanza semplice, però va fatta, diciamo, con cura e delicatezza. Quindi si tolgono le viti che vengono comunque date nuove nella bustina. Insieme alla chiave Torx vi servirà anche un cacciavitino a croce o stella, sempre una punta molto piccola. Le viti sono tolte, si riesce a vedere. Adesso si stacca la fate una pressione all'interno di uno dei fori e come vedete togliete solo, è il coperchio che viene via, il guscio, lo mettete qua. Adesso dovete togliere la scheda, cioè questa parte qua. Per togliere questa, riprendere la punta a croce e togliere le viti. Ci sono anche dei connettori tipo smartphone che vanno disconnessi perché sono quelli che portano il segnale, sono tre, e sono nello specifico 1, 2 e 3. Adesso allento le viti e prima di toglierle li vado a disconnettere con questo oggetto che anche questo serve per solitamente per aprire i telefoni, gli smartphone, è una piccola, diciamo, piattina slitta. E serve per aprire proprio i gusci. Allora, vediamo se questa è la parte, diciamo, più delicata della situazione, perché dovrebbe venire anche con, come si dice, con le unghie.
sollevate i clip neri, 1, 2, vi faccio vedere questa grossa per vedere meglio, così, ecco, in questo modo avete disconnesso la scheda. Ora potete finire di allentare le viti a croce. Anche queste vi vengono date nel kit che andrete a ripristinare. Io sto facendo tutto in diretta per farvi vedere veramente quanto ci si mette. Ecco, togliete, ci sono delle linguettine apposta che sono queste qua, quindi sfruttatele per estrarre una, due, e poi avrete questa, tre. Adesso questo è il vecchio componente. La radio in questo momento è libera e si passa a prendere l'altro. Quindi operazione inversa, si installa prima la scheda, perché comunque la parte HDMI è un qualcosa di interno che sta nello guscio. Quindi si riposizionano prima le connessioni, e vi consiglio anche di serrarla. Questa è la parte più, diciamo, più rognosa. Fissatela bene all'interno della slitta, perché insomma è quella che poi vi farà vedere dove andate. Serrate il connettore, uno, inserite l'altro laterale. Questi piccoli si fa molto prima, serrate, e poi inserite anche il terzo, e serrate. Beh, non fate la prova nel caso aiutatevi ormai con la spatolina per la riconnessione dei cavi, se dovete essere sicuri che la cosa sia andata a buon fine. Questo e questo. Quindi, una volta rimesso, andate a ripristinare le viti con quelle nuove, o potete anche rimettere le altre, quelle interne sono le stesse. Per quelle del nuovo kit, vi consiglio di mettere le nuove, che ci sta che siano un pochino più lunghe. Non serrate mai subito tutte le viti, posizionatele prima e risentitele in un secondo momento.
solo quando le avete messe tutte e tre. Ecco, allora gli date una giustatina senza esagerare, perché non è tanto, non sono cose che si muovono. Quindi avete guardato, i cavi sono inseriti, li controllateli tutti sempre un'altra volta. Ok, abbiamo controllato la connessione, questo è giù, benissimo. Andiamo a posizionare il pezzettino di sopra, il coperchio, che integra in questo caso, a differenza, appunto, la duplicazione delle porte più il modulo HDMI. C'è da fare uno scatto e questo pezzo deve andare ad incastrarsi nel connettore. Quindi inserisce così. Ecco, questo è lo scatto che deve fare e vi dirà che, ecco, avete connesso i port. Praticamente poi non ci resta che provare connettendo sia un monitor o un paio di occhiali per l'FPV, se abbiamo fatto tutto in maniera corretta oppure no. Quindi anche queste serriamole in maniera decisa, ma non troppo. E una volta fatto, non ci resta che mettere via il nostro pezzo originale di primo equipaggiamento, che eventualmente ci può servire al bisogno come un pezzo di cambio. Sentite sempre i quattro bisogni. Ecco qua, montato. E questo è tutto. Ciao.